Ciao a tutti dall'associazione Volunbrite, siamo qui alla Salute in Comune. Oggi martedì 8 luglio, il tempo finalmente ha dato una tregua agli annullamenti delle serate e oggi stasera si è parlato di animali, quindi un altro aspetto importante comunque della salute. Abbiamo il piacere di avere ospite Elena Cicalè dell'associazione SOS Gaia. Ciao, benvenuta. Ciao, grazie. Ecco, partiamo con la domanda più semplice del mondo, quindi qual è la vostra mission e quali sono le vostre attività? Allora, SOS Gaia è un'associazione animalista che è una commissione dell'Ecospirituality Foundation e è stata fondata da Rosalba Nattero, che è la presidente di SOS Gaia. Si occupa di aiutare gli animali in difficoltà fondamentalmente, ma poi anche di promuovere una cultura che è basata sul rispetto di tutte le specie viventi, quindi sull'armonia tra le varie specie, il rispetto e la dignità per gli animali. Ti chiedo a proposito di questo un'opinione personale, a che livello siamo culturalmente parlando? Siamo indietro, però mi sembra che le cose stiano cambiando, perché comunque piano piano ci sono, insomma, dei buoni segnali. Piano piano mi sembra che si comincia a parlare di rispetto e non soltanto di animali come giocattoli o come esseri inferiori, ma si comincia a vedere un po' di luce, insomma. Quindi il lavoro delle associazioni come la tua e tutte quelle animaliste, diciamo che ha funzionato, sta funzionando. Ma secondo me sì, insomma, sono percorsi molto lenti, insomma, i risultati non è che si vedono così immediatamente, però insomma sono ottimista. Perfetto. Prima parlavi durante l'intervista con Simone di un aneddoto sulle tartarughe. Cosa succede alle tartarughe a Torino? Beh, alle tartarughe succede che, come si è detto prima, vengono magari comprate quando sono piccoline, regalate, vengono tenute così senza darci attenzione, poi queste crescono e le persone le abbandonano. Dove le abbandonano? Nelle fontane. Quindi la fontana di Piazza Statuto è una delle fontane più ricche di tartarughe. Siamo arrivati l'anno scorso ad averne 22 dentro, che le persone lasciavano lì, abbandonate a se stesse, ma non solo tartarughe, perché c'erano anche pesci rossi, addirittura un'anguilla abbiamo trovato nella fontana, purtroppo morta. Cioè, le persone comunque si disfano degli animali in questo modo e queste tartarughe sono rimaste lì per parecchio tempo. Noi ci siamo occupati come SOS Gaia di nutrirle perché in una fontana ovviamente non potevano trovare di che sopravvivere. E nel frattempo abbiamo coinvolto anche con la consulta, abbiamo coinvolto l'amministrazione comunale, però purtroppo le tartarughe, non sono tutelate dal comune perché dipendono dalla provincia. Insomma, è tutto un pasticcio di Certo. rimpalli di responsabilità per cui continuavano a rimanere lì. Finché a un certo punto sono state portate via, non si sa bene come, lì c'è tutta una questione ancora da capire. Comunque adesso si trovano al centro di recupero animali selvatici di Bernezzo, in provincia di Cuneo. Stanno bene, sono purtroppo allo stretto, però sono curate, insomma, e nutrite. E a proposito di questo, a livello appunto di prevenzione, si è riusciti a fare qualcosa oppure purtroppo questo fenomeno è ancora, insomma, attivo? No, purtroppo è un fenomeno che è ancora attivo. Adesso in Piazza Statuto in questo momento non ci sono delle tartarughe, però so di altre fontane in cui ci sono pesci di tutti i generi. Prevenzione quale? Perché chi lo sa? Bisognerebbe stare lì giorno e notte a controllare. Bisognerebbe anche che magari ci fosse un controllo, ci fosse magari anche, non so, delle multe per chi abbandona gli animali, ma anche soltanto dei cartelli, magari possono anche servire da deterrente, chi lo sa, almeno un tentativo si potrebbe fare, forse. Ok, parlavi prima di consulta, più precisamente consulta animalista. Di cosa si tratta? Allora, la consulta animalista della città di Torino è un gruppo di associazioni animaliste che si occupa praticamente di fare da insomma, di tutelare il benessere degli animali con l'amministrazione, quindi si occupa, è un organo di consulta, quindi sembra, nei confronti del comune, dell'ufficio tutela animali. Prima abbiamo parlato col dottor Tecchiati, ma anche dell'assessorato, insomma, di tutte le istituzioni che si occupano di animali. E noi abbiamo, come consulta, è stato realizzato un regolamento che poi è stato approvato dal comune, che è vigente,
che si occupa proprio del benessere degli animali e che se poi volete c'è anche un estratto, abbiamo anche un estratto al banchetto e che si trova comunque sul sito del comune. E quindi insomma lavoriamo perché venga rispettato questo regolamento e anche per tenere un po' sotto controllo tutte quelle situazioni, prima si parlava di piccioni per esempio, no? Che possono andare a danneggiare il benessere degli animali. Non addentriamoci nel tema dei piccioni perché sarebbe poi, ci sarebbe da fare parlare forse un po' di più. E sicuramente passeremo magari a prendere questo regolamento, magari lo pubblicheremo anche sul nostro sito, così possiamo divulgarlo. A proposito di sito, avete un sito dove poter raccogliere informazioni? Sì, certo, allora il sito di SOS Gaia è www.sos-gaia.org, la nostra sede è in Piazza Statuto 15 qui a Torino e poi se volete vi possiamo lasciare anche tutti i recapiti, tutte le informazioni, i numeri di telefono, così magari potete pubblicarle. Benissimo, a livello di social network, come siete messi? Facebook, pagina, ce l'avete? Facebook ci siamo, sia come consulta che come SOS Gaia, quindi ci potete trovare tranquillamente cercando SOS Gaia. Perfetto, ringraziamo Elena Cicale per essere stata con noi e auguri per le vostre attività. Speriamo che a livello culturale si possa sempre migliorare. Grazie, ciao.